Bene ragazzi, è un po' che non vi propongo i miei pasti, quindi oggi vi farò vedere tutti quanti i miei pasti, partendo dalla colazione, spuntino, pranzo, spuntino pomeridiano, cena. Quindi poche chiacchiere e diamoci sotto che inizio già ad avere un po' di fame. Allora, partiamo subito con la nostra colazione. Io metto, in base alla mia dieta che ho, metto 200 ml di albumi. Uso questo shaker elettrico perché mi aiuta meglio a shakerare l'avena. Se voi non l'avete, potete tranquillamente metterlo dentro a un ciotolino di plastica o un piatto, quello che volete, e poi o mischiarlo con l'avena frullandolo, oppure potete usare tranquillamente una forchetta, un cucchiaio, quello che volete. Ora, di avena non esagero mai con l'avena come tipo di fonte di carboidrati. Per quale motivo? Perché durante la cottura, sia in microonde che in padella, questa volta ve lo farò vedere in padella, rende un po' la nostra affettata un po' pastosa, un po' gonfia, diciamo. E allora cerco sempre di metterne un po' meno rispetto al valore di carboidrati che io ho. Dopo vado a compensare o con una banana, che una banana di 100 grammi circa c'ha dai 20 ai 22 grammi di carboidrati, e vado a compensare appunto con una banana per recuperare i carbo che non metto con l'avena. Oppure, volendo, posso anche metterci un 20, 30, 40, 50 grammi di marmellata o di miele. Che esempio, la marmellata, esempio questa di questa marca, per 100 grammi ha 55 grammi di carboidrati. Anche qui vado un pochettino a compensare i carbo che non vado a mettere con l'avena, così do un po' più di gusto, un po' più di colore alla nostra frittata, in maniera tale che non ci vada a stancare con il tempo. Così una volta la metterò ai mirtilli, una volta la fragola, eccetera eccetera. Ovviamente potete usare vari tipi di sciroppo zero, esempio all'acero, gusto fragola, gusto cioccolato, ci sono di tantissimi gusti. Che gli sciroppi zero, appunto, come dice la parola, sono zero carboidrati, zero proteine, zero grassi, sono completamente zero, non fanno assolutamente ingrassare. Bene, ora poche chiacchiere e iniziamo. Molto bene. Come ho detto prima, questa volta useremo delle padelle e non i microonde come avete visto negli altri miei frittati sul canale del Tinko Mano 2. Queste padelle potete tranquillamente trovarle in qualsiasi negozio di accessori per la casa. Sono padelle che costano pochissimo. Sono super mega antiaderenti, in maniera tale che non vado né a usare degli spray per non far attaccare la frittata e né a usare l'olio, quindi non ci metto assolutamente nulla, perché queste padelle sono buone e vi posso garantire che non costano neanche 20 euro. Adesso è già un po' che ce li ho, ma li avrò pagate circa 14-15 euro se non sbaglio, se non ricordo male, quindi una sciocchezza ragazzi. Accendiamo il nostro fornello, fiamma bassa, mi raccomando. Lasciamo scaldare circa un minuto la nostra padella. Andiamo a versare i nostri albumi con avena. Vedete ragazzi, senza grumi. Sto shaker è fantastico. Chiudiamo la padella che ha i suoi incastri apposta. Così non dovremo andare a fare Master Chef e a girare. Basta girarla perché è fatta apposta. Don't need opinion, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. La nostra frittata, come potete vedere, è pronta ragazzi. Adesso si deve un po' sgonfiare, infatti sta già iniziando a calare. Basta solamente impiattarla. Come potete vedere, padella super mega pulita, non si è attaccato niente. Fornelli spenti, perfetto. E abbiamo la nostra bella frittata di albumi più avena liscia, se la volete mangiare liscia, a gusto cioccolato, oppure se volete dargli un po' più di sapore, come detto prima, per compensare i carboidrati che non prendo dall'avena, vado ad aggiungerci la nostra bella banana, facciamo la tartare, e un po' di miele. Tac, esattamente 40 grammi di miele. Perfetto. E ora ragazzi, procediamo con il nostro bel pranzetto, che io metterò 200 grammi di riso, sempre
mi raccomando, si pesano gli alimenti a crudo, mi raccomando, anche perché il riso, in base un pochettino alle marche, cambia la grammatura. Esempio, se io metto su 200 grammi di riso, dopo che l'avrò cotto, sarà molto più pesante. Esempio, questo riso beve circa il doppio, quindi se adesso è 200 crudo, diventa 400 cotto. Ma vi ripeto, ogni marca cambia. Molti ci chiedono, ma è meglio quale tipo di riso, quale tipo di marca, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto, per ogni regione ci sono delle marche diverse, soprattutto nei discount. Io guardo sempre dietro nella tabella nutrizionale questo riso qui, grassi a 0,3 grammi per 100 grammi, quindi cerco di prendere il riso con meno grassi possibili. Altra domanda che ci fate spesso è, ecco, è che tipo di condimento usare. Andate in qualsiasi discount, vi passate tutti i condimenti che trovate, guardate nella tabella nutrizionale sempre, perché è la maniera più facile, guardare la tabella nutrizionale di tutti gli alimenti. Io ci guardo, la giro e vedo grassi 0,1 grammi per 100 grammi. Questa è una semplice passata di pomodoro. L'importante è cercare di stare sotto l'1,5 grammi per 100 grammi di grassi. Quindi qualsiasi tipo di condimento che c'ha, che è inferiore a questo valore, va benissimo. Ok, ora lo andiamo a mettere nella nostra bella pentolina. Ci andremo a mettere il nostro sugo con il tonno. Così abbiamo aggiunto la nostra passata di pomodoro con in mezzo il tonno. Ovviamente il tonno avevo già fatto delle vaschette con 200 grammi di tonno ogni vaschetta. E siamo a posto con un pasto. Abbiamo un pasto completo di carboidrati e di proteine. Prepariamo le nostre belle verdurine che ovviamente abbiamo prima sciacquato sotto l'acqua. Così mi divido un po' di verdure a pranzo e un po' a cena, ovviamente sempre in base alla vostra dieta. Calcolate che un pomodoro circa è sui 100, 120, 130 30 grammi di questa misura qui, perché esatto, è 129. Quindi preparo anche la mia bella verdurina da portarmi dietro sia a pranzo che a cena. Se non avete tutto questo tempo per tagliarlo, ve l'ho mangiato intero, molto semplicemente. Questa, ragazzi, ovviamente è la mia preparazione di tutta la giornata, indipendentemente se mangio fuori oppure se mangio a casa, diciamo. Comunque sia, mi piace preparare tutti quanti i pasti perché mi piace sempre essere bello organizzato. Tac, tac. Divise un po' per pranzo e un po' per cena, sono pronte. Ora andiamo a prendere il nostro bel riso. Siccome prima c'era solamente un centinaio di grammi di tonno all'interno del nostro sugo, gliene vado ad aggiungere altri 100 tramite una scatoletta. Ovviamente la scatoletta è da 160, scolato diventa 104, quindi effettivi sono sui 100 grammi di tonno circa. Come potete vedere, questo è un pasto veloce perché in un unico pasto assumo sia carboidrati che proteine. A pranzo ne mangerò una metà e a cena l'altra metà. È uguale per le verdure. Con questi due semplici pasti riesco ad assumere tutti quanti i miei macronutrienti. Quindi pranzo e cena fatti. Qui all'interno proteine, carboidrati e verdure. Ora rimangono gli spuntini. Bene, ora ragazzi, prepariamo il nostro spuntino a base di pollo, che sia per lo spuntino di metà mattina che per lo spuntino di metà pomeriggio io mangio sia il pollo che qualche galletta, sempre in base ai carboidrati che devo assumere. Galette di farro, galette di mais, galette di riso, è indifferente, ovviamente cambiano i valori nutrizionali sia dei grassi che dei carboidrati, però tutto va un pochino in base alla vostra dieta, però diciamo che la differenza è minima. Questo, ragazzi, è circa 220 grammi di pollo, quindi cerco di mangiare circa 200 grammi di pollo nello spuntino di mattina, della mattina anche quello di pomeriggio. Ovviamente la vaschetta è da 220, non è che ne taglio via 20 grammi e lo butto via e non lo uso, ne mangio 20 grammi in più, che non succede assolutamente nulla. Non fate i pignoli, 20 grammi in più, 20 grammi in meno è uguale nei carboidrati, non è di certo quello che vi farà ingrassare.
i 20 grammi in più e in meno di carbo o di proteine. Queste sono proprio cavolate. E ovviamente io ora sto mangiando un pollo, ma voi potete tranquillamente alternarlo con il tacchino, con il vitello. Anche il vitello ha un bassissimo valore di grassi per 100 grammi, oppure il merluzzo, oppure l'orata. Quindi potete variare con vari alimenti, comunque sia, basta documentarsi anche su internet, nelle varie tabelle nutrizionali di tutti i tipi di carne, di tutti i tipi di pesce. Guardate un pochettino le proteine e i grassi, i loro valori, e dopo vedete voi quali vi si addice di più. Se dovete mangiare degli affettati, cercate di non prendere quelli confezionati, cercate sempre di prendere quelli a banco, quelli freschi, che sono sicuramente meno ricchi di conservanti. Andiamo con la cottura del pollo. Abbiamo il nostro dosatore dell'olio, così in maniera tale che gliene andremo a mettere il meno possibile. Tac. Poi, per fare una bella cosa, con un fazzoletto di carta lo spalmo. Tac. Ovviamente la padella sempre a fuoco lento. Ovviamente ho le mie belle vaschettine salva spazio, tac, che si ingrandiscono al momento di uso. Questo, ragazzi, mi sono appena accorto che avevo poco pollo, quindi questo pollo, che ripeto è 200 grammi, lo uso solamente per lo spuntino della mattina con qualche galletta, e invece per lo spuntino del pomeriggio uso il mio bello shaker di proteine qua, isolate, che sono perfette. È un ottimo pasto veloce, diciamo. Quindi so benissimo che molti di voi non hanno tempo di cucinare, preparare, eccetera eccetera, ma appunto esiste l'integrazione. Proteine isolate possono essere sostituite a un pasto solido tipo il pollo, e proteine, magari caseine, se non avete voglia di farvi prenotte gli albumi o un'altra fonte di proteina, quella che volete, potete tranquillamente usare le proteine caseine, perché sono a lungo rilascio e sono ottime da prendere, da assumere prenotte. Come avete visto, ragazzi, questa è un po' l'integrazione che assumo io, oltre all'integrazione che assumo pre e post workout, che potete prendere tramite Prodis. Ovviamente avete anche la possibilità di usufruire di un codice sconto utilizzando comando 10 nel riquadro del codice coupon al quarto passaggio del vostro acquisto. Quindi molto semplice. Ogni mese ovviamente ci saranno regali e omaggi diversi che verranno automaticamente inseriti nel vostro carrello. Ok, allora ragazzi, facciamo un breve riepilogo. Colazione, avete visto, due tipi di frittata. Per pranzo e cena abbiamo riso con tonno e verdure. Lo spuntino di mattina, 200 di pollo. Spuntino del pomeriggio, un po' più veloce, così un pasto liquido dove posso anche permettermi di andarmi ad allenare anche subito dopo una bella mezz'oretta. Invece da un pasto solido bisogna sempre aspettare, mi raccomando, la fase digestiva. Non andate ad allenarvi che avete appena mangiato, perché non va assolutamente bene. Cercate sempre di aspettare quelle 3 ore in maniera tale che la vostra fase digestiva sia finita. In questo breve periodo sto usando questo tipo qui di integrazione: un po' di creatina, un po' di citrullina e un po' di aminoacidi. Ovviamente cercate sempre di usare le dosi consigliate nei barattoli, a meno che non siate seguiti da un coach, da un personal trainer, da un vostro allenatore, che allora ascoltate ovviamente i suoi consigli, perché in base alla dieta, all'allenamento che vi ha strutturato, dopo sarà anche in grado di darvi la giusta integrazione e le varie dosi. Quindi, esempio, qui abbiamo 4 tavolette di creatina, 3 tavolette di citrullina, poi abbiamo 6 compresse di aminoacidi. Questi sono i valori standard che una persona potrebbe utilizzare. Ovviamente gli aminoacidi cerco sempre di prenderli sia pre-workout che post-workout, ragazzi. Questa integrazione l'assumo tutta pre-workout, tranne gli aminoacidi che li assumo anche post-workout. Post-workout io assumo anche le proteine idrolizzate, prendo circa un misurino, i soliti 30 grammi, diciamo. Sono arrivati i rinforzi, avevo finito le gallette, ho chiamato Wonder Woman e mi ha mandato subito un bel pacchetto di gallette e di pane di segale, ma esiste anche alla segale. Qui abbiamo le gallettine di riso che le vado ad accompagnare con le proteine di metà mattina, quindi il pollo. Quindi un po' di gallette, sempre in base ai carb che devo assumere, le vado ad abbinare al nostro pollo. Oppure
Potete tranquillamente sostituire le gallette o il riso o qualsiasi tipo di fonte di carboidrato con il pane di segale o alla segale, come vi pare. Perfetto. Ragazzi, siamo in fase di chiusura. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video. Fatemi sapere se volete vedere la mia alimentazione alternativa di tutta la settimana, come la gestisco anche in base ai miei allenamenti. Fatemelo sapere qui sotto, così provvederemo al più presto di fare un ottimo format per voi, ragazzi. Quindi iscrivetevi al canale, fateci conoscere tramite i vostri amici, spargete un pochettino la voce. E che dire, sempre forza in comando, fuoco alle amici, Urmash Motivation. Ciao, ragazzi! Riders on the storm. Riders on the storm. Into the house.